Let's go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. Gara che si svolge sotto la pioggia con tutte le incognite del caso, a partire ovviamente dalla tenuta del terreno. Un saluto agli amici all'ascolto, in postazione come sempre con me c'è Stefano Nava. Giornata speciale per entrambe, sarà il debutto in Premier League, primi tre punti della stagione in palio. La sfida di oggi vede protagoniste Leicester e Wolverhampton. La prima giornata di campionato è sempre piena di incognite, le squadre sono ancora a caccia della loro condizione migliore. Le gambe non girano come si vorrebbe, le sorprese sono dietro l'angolo. Certo è che entrambe punteranno a iniziare bene, magari con una vittoria. E Kim Didi Tielemans alla palla del vantaggio. Palo che respinge il pallone delle due squadre in campo. L'equilibrio delle formazioni è compromesso. Prova 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo Pier, è solo questione di tempo, già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Hanno aperto le marcature con questo gol. Non trattiene, attenzione. Opportunità,
c'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico è al gol dell'1-1. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. E non era facile. Madison, occhio al tiro. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Conteggio adesso è di 2-1. Per sapere quanto manca alla fine. Ultimo giro di lancetta per chiudere questi 90 minuti. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. E finisce così col triplice fischio arbitrale. Campionato che comincia. Tifo scatenato sulle tribune del Molino Stadium quando manca poco all'inizio del match. Vi do il benvenuto a questa telecronaca con me, come sempre, Stefano Nava, pronto a commentare gli aspetti tecnico-tattici della gara. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Partita che vede opposti Wolverhampton e Manchester United. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio. Palla messa in mezzo. Mette giù palla, ma c'è tanto pressing. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato. Passano a condurre e i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. Partita che riprende con lo United davanti. Ferguson, l'uomo che... Buon pallone filtrante. Tocco intelligente. Deve solo appoggiare. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune. 1-1. Prosegue la sua azione. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Bravo qui a smarcarsi. Martial! Hanno concretizzato finalmente il dominio con questa rete nei minuti finali che può valere la vittoria. Risultato che va stretto per quanto ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta. Calcio d'angolo da sfruttare se vogliono chiudere definitivamente i giochi. La classe in mezzo a cercare la testa di un compagno. E finisce così col triplice fischio arbitrale. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po'. Gara che si svolge sotto la pioggia con tutte le incognite del caso, a partire ovviamente dalla tenuta del terreno. Ben trovati all'ascolto e in visione da Pierluigi Pardo, con me come sempre Stefano Nava. Premier League pronta a regalarci altri 90 minuti di grande calcio, mettetevi comodi. Sfida che vede affrontarsi Wolverhampton e Burnley. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Stefano, che ne pensi della squadra padrona di casa? Davvero pessimo il loro inizio di stagione, Pier. Sono tranquillo. E beh, devono fare di più. Adama. Ha spazio per andare. Attenzione, occasione. Hanno trovato il gol al termine di una ripartenza micidiale. Micidiale è il termine. Va con il possesso palla. Peters. E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Sergio. Buon pallone filtrante. Pallone invitante. A metri a disposizione. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale, il contropiede perfetto. Riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Mezzo. Posizione ideale. Cork,
ha segnato con uno splendido colpo di testa in tutto del risultato. Non sapere quanto resta ancora da giocare. Ultimo giro di orologio, 60 secondi. E finisce così col triplice fischio arbitrale. Conquistano una vittoria. Immagini che vi giocano in diretta al Goodison Park, Liverpool, gara che sta per prendere il via. Con me c'è Stefano Nava, pronto per il commento tecnico. Amici appassionati di calcio inglese, non perdetevi questo match di Premier League. Sfida che vede opposte Everton e Wolverhampton. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. O almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi. Pallone invitante. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla molto interessante. Sale Canales. Pallone sul palo. Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E c'è il gol, cambia la storia del match, sono di nuovo in parità. Finale di match che si preannuncia intenso. Vedremo chi ne avrà di più ora per andare a caccia della vittoria. Non è riuscito il doppio miracolo del portiere, bravo a respingere la conclusione precedente, ma sfortunato sulla ribattuta. L'attaccante era lì, non poteva sbagliare. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Una partita equilibrata, intensa, che è finita direi giustamente in parità.